Ecco alcuni segnali di stress che il tuo cane ti sta dando, ma che stai ignorando. Ciao, se non mi conosci mi presento, sono Antonio Puccio, sono un dog trainer e aiuto le persone come te a costruire una relazione perfetta con il proprio amico a quattro zampe. Ti sarà capitato sicuramente di vedere il tuo cane mettere in mostra comportamenti alquanto strani in determinate situazioni della vostra quotidianità. Devi sapere che ci sono circostanze dove stai comunicando con il tuo cane, dove stai parlando con lui, dove stai facendo un'attività insieme o dove gli stai negando qualcosa al quale lui risponde con una determinata comunicazione. E molte volte quella comunicazione sta andando a dirti che è stressato. I segnali più comuni dello stress nel cane possono essere il grattarsi, il mordersi la pelle o mordere noi, oppure mordere determinati oggetti. Potrebbe essere andare a prendere qualcosa e iniziare a distruggerlo, potrebbe essere saltarci addosso. Tantissimi comportamenti del nostro cane ci indicano una fase di stress ed è per questo che è importante capirla per prevenirla e andare ad evitarla il più possibile. Da oggi, quando comunichi con lui, cerca di capire quali sono le condizioni e le situazioni che lo portano a stressarsi, così da poter lavorare al fronte di migliorare quelle determinate situazioni. Fammi sapere nei commenti quali sono le situazioni di stress che il tuo cane vive quotidianamente. Ricorda di seguirmi e di lasciarmi un like.